Il Palazzo De Mon. Ciao, Micio. Ciao, cucciolo amico. Tibbs di nuovo. Il colonnello mi ha mandato ad aiutarti in questo settore. Sono certo che almeno uno dei loschi compari è in casa, quindi andrò in avanscoperta a cercare il posto migliore per fargli un'imboscata. Grazie, Tibbs. A presto. Sì, capo. Allora, iniziamo ovviamente... Ma il Gundam tostapane, perché? Comunque, questo livello mi ricorda... Ok, un po' me lo aspettavo. Mi ricorda un po' il livello di... di Stuart... Oh, cavolo. Di Stuart Little quando giri per la casa. Allora, devo essere sincero, il gioco di Stuart Little l'ho finito una volta sola, però mi ricordo che era... Era mega difficile al tempo per un bambino, era complesso. Ma poi come siamo entrati in questa cucina che non c'è manco una porta? Era complesso per un bambino perché era molto espansivo, dovevi girare per tantissimi posti per trovare tutti gli oggetti, era veramente fatto bene. Non penso di portarlo però come gioco, cioè forse non nel breve periodo, magari arriverà un giorno in cui deciderò, perché poi al tempo... della PS2 uscì il gioco di Stuart Little 3. Il primo saltarlo. Il terzo, da quello che mi ricordo, perché l'avevo visto solamente, non ce l'avevo. E effettivamente mi manca in collezione. Era un po' una merda, perché era un misto fra Stuart Little che deve andare in giro e Stuart Little... Vabbè, dicevo, Stuart Little che doveva fare le fotografie. Però non... Ma dai. Vabbè, comunque. Allora, lui è Orazio, giusto? Si dovrà svegliare molto probabilmente. Non tra molto. Quindi... Vabbè, noi stiamo spaccando casa. Intanto lui manco se ne accorge. Che dire. Questa sì che è sicurezza. Aspetta un attimo. Mi sembrava di aver visto un osso volante da qualche parte, ma a quanto pare... Mi sono sbagliato. Salviamo che non si sa mai. Cioè, meglio, prendiamo il punto di controllo. Dunque, siamo già a una trentina d'ossi. Ho sbagliato. Ma neanche un fratellino salvato. Però, a quanti livelli siamo? Sai che non mi ricordo. Mi sa che siamo a una ventina, quasi. Forse questo è il 18 o il 19. Adesso, non, a memoria, non mi ricordo un attimo quanti livelli abbiamo fatto. Vai via. Non mi ricordo bene quanti livelli abbiamo fatto. Però ipotizzo che troveremo tutti i fratelli entro i 20 livelli. Contando che abbiamo già affrontato Crudelia 3 volte. Forse ci sarà una quarta. Quindi sono 16 livelli. 16 per 6 fa 96 cuccioli. Più loro due fanno 98. Più madre e padre fanno 100. Mi mancano due cuccioli. Dove potrebbero essere? O ho contato male io, o altri due cuccioli sono così in generale già a casa, o li troviamo in giro. Ma a livello proprio di conti me ne mancano due. Comunque, lì c'è una X sul terreno. Palesemente faremo cadere qualcosa in testa ad Orazio, sicuro. Poverino. Allora, lì c'è una vita. Come ci arriviamo là sopra? Vabbè. Meglio di quanto mi aspettassi, sincero. Eccoci qua. Vabbè, era facile anche da questo lato, però. Fammi vedere, scusami. Ma perché ogni volta che mi sposto vedo cose? Allora, la scivolata in sto gioco è davvero terribile. È davvero terribile perché appena muovi leggermente la levetta analogica, basta. Il gioco decide che quella è la direzione che prenderà il personaggio. Quindi, se vuoi lanciarti, ti lanci e non tocchi più nulla. Ma in realtà no. In realtà... appena ti lanci, lui cambia direzione da solo, quindi... Fanculo. Non c'è modo di mettere la telecamera dritta? Perché vedi, appena mi lancio, lui inizia a girare su se stesso. Dove ti sei incastrato? Dove sei finito? Dai! Ma solo a me capitano
Fatte cazzate. Dai, sei incastrato nei poligoni. Solo a me possono capitare ste cazzate. Però mi ha contato già tutti gli ossi che ho preso. Almeno quello. Oh, ma solo a me posso capire queste stronzate. Assurdo, assurdo. Ma scusami, ma me le aveva contate e mi sono respawnati tutti. Ma cosa vuol dire? Se non fosse per il fatto che mentalmente io vedo un oggetto e vado proprio a prenderlo di default. Ti giuro che già più di una volta l'ho detto, lascerei perdere. Ma poi vedi l'oggetto lì e dici, sai che quasi quasi li prendo, che tanto sono già qui. Cosa mi cambia? Cambia che farei molto più veloce. Ecco di nuovo qua la vita. Ma che poi, scusami un attimo, ma qui non ce ne sono ossa nella parte di sotto. No, in realtà ce n'è uno. Ce n'è uno solo. Vedi? Ok, allora, iniziamo già ad aver preso quello che è già un risultato oggi. Visto che è più difficile farlo nel modo normale, io lo faccio nel mio modo. Ok, è andata. Che poi il problema è che con l'emulatore certi poligoni si vedono anche male. Quindi è stata una sfida più ardua di quanto doveva essere. Lasciando perdere poi il fatto che mi sono clippato nella scala prima. Però vabbè, quelli sono dettagli. Però davvero, fratelli e sorelle, sto giro? Niente? Davvero? Sembra un po' strano. Poi vabbè, c'è il pappagallo ovunque. Lì ci sono i quadri di Crudelia. C'è un tostapane in mezzo alla sala. Ma vabbè, quelli sono dettagli. Dite effetto Super Mario 64? No, niente, non si entra nei quadri. Dovrei rigiocarlo Super Mario 64. Ah, aspetta. Ah, ecco l'inghippo. Questo grazie al clipping che abbiamo intravisto sotto cosa c'era. Aspetta che voglio provare. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Dietro quindi. Esatto, da alcuni quadri qualcosa lo troviamo. Che bello sgranchirsi le zampe. Boiade. A meno che... Stavo pensando di nuovo al conto dei cani che abbiamo mancato. In teoria appunto ne mancano due. E non vorrei... Dicevo, non vorrei in realtà che in qualche livello magari ci fossero più di sei cani. La vedo difficile, perché era in teoria fatto così. Ma a questo punto la prendo comunque come una possibilità. Vediamo cosa c'è. Niente, vabbè. Servito a nulla se non per trovare il passaggio segreto qua dietro. Che ci porta, che cosa? A una stanza con un cane, una porta e una sedia. Ma piscegli lì sul muro, che tanto, voglio dire. Allora, calmi un attimo. Lì c'è un buco. Quel buco a cosa ci porta? Allora, questa. Questo era uno shortcut, ok. Però scusami, se tu mi metti questo scivolo qua, probabilmente tipo per i panni sporchi, vuol dire che ha qualcosa mi... E se... Aspetta, controllo, controllo un secondo. Fammi vedere, perché magari spostando quello si sposta anche quello dentro. Lo ipotizzo, poi magari non succede nulla, Ecco fatto. Dog! Controlliamo, non si sa mai. No, infatti non è successo nulla. Ok, boh, non lo so. Non importa, è arrivato a questo punto ormai. Lo sto giocando anche solo per il semplice gusto di vedere come andrà a finire. Non tanto appunto, come ho già detto più di una volta, per la semplice voglia di completarlo. Ok, mi ero bloccato e non vedevo più nulla. Sei il massimo. Sì, e ti vedo anche attraverso. Quindi 65 e 3 cani. Ah, pensavo mi portasse su io. Eccoci qua. Ah, siamo di nuovo qui? Ah, vuoi vedere che si è svegliato Orazio però? Per un attimo ho pensato di dovergli abbaiare addosso, però no.
Ah, però aspetta, aspetta, perché forse... No, non era questo che volevo fare, intendevo. Forse, forse... Adesso che un ascensore è sceso, un altro ascensore potrebbe essere arrivato. È una meccanica sempre infima quella, che pensi, c'è solo un ascensore, poi ti sposti e ce n'è un altro. Vediamo se c'ho ragione. In teoria sì. No, sempre questo. Siamo sempre in cucina. Non capisco. Sono relativamente confuso ora. Ah, ecco dove stava il barbatrucco. Se solo... Esatto, riuscivo a fare per bene quel salto, ero un filo più felice. No, niente, non si lascia indietro nulla. Ok, e siamo nella fornace infernale. Questa tra l'altro era una trappola di solo enigmista. Credo il 6 o il 5. C'era una trappola simile a questa. Dovrei rivedermeli tutti i Saw. Sono davvero belli. A me la saga di Saw è sempre piaciuta. Poi mi ricordo, a parte che questa roba sarebbe intoccabile, sarebbe, scotterebbe come l'inferno, veramente. Un maron! Tengo una fame! Allora, vediamo un attimo. Allora, questa mi sembra tanto una via di ritorno, forse. No, si scende. E ritorniamo qui, ma vabbè, non mi ha dato niente di eccezionale tornare indietro. Ah, però, di qua c'era un cucciolo. Maron, ha già fumato che due bacchette Marlboro, Sorm. Tenga una voce. Quindi ci manca, ho sbagliato continuamente il tasto, un solo cane. Dove potrebbe essere? Spero che sia qui. No, mi manca un cane. Allora, ci sono due cose che di questo livello ancora mi fanno strano. E una di quelle è Orazio che dorme e l'altra è la X sul pavimento. Questo vuol dire che Orazio deve interagire con quello. E molto probabilmente sotto la X ci sarà un altro cucciolo. Ipotesi mia. Vediamo se c'ho ragione in quello che penso. Secondo me devo tipo colpire la TV e lui si dovrebbe svegliare, vediamo. Anche perché, scusami, il gatto dov'è? Ha detto vado in avanscoperta, dov'è? Ah, ma certo, c'è ancora un pezzo che ho mancato. È vero, ero talmente concentrato su quelle cacchio di scale che ho dimenticato di passare di lì. Ecco cosa ho dimenticato. Mi mancava di passare da questo lato. Che era una stupidata, madonna mia, ma c'è... Eccolo qua. Ottimo lavoro, il piano è questo. Ho sabotato l'orologio. Ti basterà abbaiare e l'orologio farà un rumore da risvegliare i fantasmi. O Orazio almeno. Sembra facile, e poi? Quando Orazio entrerà nella stanza, fallo andare sotto il candeliere. Al resto penserò io. Va bene. Situazione fantoziana al massimo. Allora aspetta, fammi andare un attimo. Ecco qua. Ah, eccolo qua l'ultimo cucciolillo. In realtà questo livello era... Quanta luce c'è qui. Minchia. Era molto piccolino in realtà, eh. Allora, abbaiamo. La madonna. Bau, bau, bau. Ti arriva. Pronti al via. Stavolta non mi scapperai, bestiolina. Bestiolina. Ehi, perché si è fermata la bestiolina? Oh oh. Oh oh. Eccolo appunto. No, il candeliere no! Pina! Direi che per Orazio ora è notte fonda. Cristo, quello è morto, altro che... Spero che Gaspar non ce l'abbia con me. Che perdente. Ma povero. Sta facendo il suo lavoro, male, ma lo sta facendo. Ossicino. Sì, ormai mi sono messo di nuovo a cercare. Dove sei?
a cercare gli ossi. Visto che me ne mancano pochissimi, ho detto vabbè, cerchiamoli come al solito. Che io sono sempre molto coerente con me stesso, dico di no, però poi mi metto a farlo perché alla fine è una sfida con me stesso riuscire a trovarli tutti. Tre nascosti addirittura qui. Un'altra X. Me ne mancano solo due. Altra X, ce ne sarà uno o due qua. Uno. Me ne manca uno. Ah, eccoti qua. A posto.